Un minuto con Padre Pio. Dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia vediamo Raffaelina Cerase, che è stata il motivo per il quale Padre Pio è venuto a Foggia. Ecco, una figlia spirituale che Padre Pio ha sempre visitato in questo periodo che è stato qui a Sant'Anna, in particolar modo fino al 25 marzo, quando lei è salita al cielo. Padre Pio resterà a Sant'Anna fino al 4 di settembre. Perché accanto a Raffaelina Cerase? Perché oggi vogliamo raccontarvi la storia di un'altra figlia spirituale di Padre Pio, che grazie a Raffaelina Cerase ha incontrato Padre Pio da Pietrelcina. Parliamo di Giuseppina Morgera. Giuseppina Morgera, che era nata a Casamicciola, in provincia di Napoli, in un primo tempo pensò di farsi suora, ma la salute glielo impedì. Fu curata, pensate un po', da San Giuseppe Moscati, e dopo aver sentito parlare proprio da Raffaelina Cerase di questo frate straordinario, lo incontrò nel 1915 e anche poi successivamente, nel periodo in cui lo stesso Padre Pio prestò servizio militare a Napoli presso l'ospedale della Trinità. Quindi si lasciò guidare nelle vie dello spirito proprio da Padre Pio in una fitta corrispondenza epistolare. Pensate un po', furono 41 le lettere che scrisse a Giuseppina Morgera. Voleva farsi adoratrice perpetua, ma Gesù dispose altrimenti, ed è così che si spiega la sua opera di bene tra i fanciulli e le ragazze. Quell'anima di Napoli non cammina, ma vola per la strada del divino amore, un vero e proprio angelo rivestito di spoglie umane. Erano le parole di Padre Pio. E perché oggi parlarvi di Giuseppina Morgera? Perché oggi, il 4 maggio del 1919, si interrompe il rapporto epistolare con Padre Pio da Pietrelcina. Lui non risponde più a Giuseppina. Ma perché? Lo spiegherà successivamente il ministro provinciale, quando gli invierà una lettera che lei conservò tra le sue lettere. E Padre Benedetto le scrisse: «Fui a San Giovanni Rotondo qualche giorno fa, trovai giacenti circa 6.000 lettere, mentre ogni giorno ne arrivano qua in un'enorme quantità. La folla delle confessioni poi non ne parliamo, non lo fa respirare, oltre alle continue richieste di avere un incontro. State tranquilla, cara Giuseppina, e mettetevi l'anima in pace. Raccomandatevi in spirito alle sue preghiere e ne avrete quel giovamento che potreste sperare nella relazione epistolare». Da qui si evince che per obbedienza Padre Pio poi non ha più risposto a Giuseppina. Ha seguito le indicazioni del ministro provinciale perché era più impegnato a tutte le anime che giungevano a San Giovanni Rotondo. Padre Pio non aveva un minuto libero. Tutti lo cercavano.